È accaduto un fatto increscioso, ma che rischia, nella mia regione, che rischia di diventare addirittura un precedente. Un'azienda in una piena, la Faist Componenti S.p.A., operante nella zona industriale di Lanciano, in piena trattativa, nelle piene procedure relative a quanto previsto la norma sul licenziamento collettivo, mentre si discuteva, l'azienda ha sgomberato il capannone, ha sgomberato macchinari e impianti e se n'è andata. Inutilmente i lavoratori hanno chiesto durante quelle ore, mentre paventavano questo rischio poi diventato realtà, un incontro al prefetto per poter cercare di bloccare questa situazione, almeno nelle more delle procedure previste dalla normativa. Non hanno ottenuto un incontro al prefetto. L'azienda non ha sentito ragioni, nonostante fossero davanti ai cancelli. Le forze dell'ordine hanno fatto spostare i lavoratori e si sono visti licenziati in modo illegittimo e più spostati da quei cancelli perché dovessero passare i camion che svuotavano quell'azienda. Ora un'azienda di qualche decina di dipendenti, se fosse stata un'azienda di centinaia di operai probabilmente questo non sarebbe accaduto, ma è ancora più grave perché crea un precedente. Allora io chiedo di conoscere e di sapere esattamente cosa intende fare il Ministero, perché siamo in violazione, a mio giudizio, di norme, e poi interrogherò anche il Ministero dell'Interno per capire il cortocircuito istituzionale che c'è stato con la Prefettura di Chieti. Grazie Presidente. Buongiorno onorevole Alessandro, buongiorno onorevoli deputati. Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione in cui versa la società Faist Componenti SpA, operante nella zona industriale di Lanciano Chieti, che in data 4 febbraio 2020 ha attivato le procedure di riduzione del personale in esubero. In particolare, nell'atto ispettivo in esame, si lamenta da una parte il mancato interessamento da parte del prefetto di Chieti, al quale una sigla sindacale avrebbe formalizzato una richiesta di intervento. Dall'altra parte, una presunta condotta antisindacale della società per aver iniziato a smantellare lo stabilimento e traslocando macchinari ed impianti in altra sede, in violazione della procedura prevista dalla normativa vigente, comportando di conseguenza una lesione dei diritti dei lavoratori. In proposito si fa presente, da quanto appreso direttamente dalla Prefettura di Chieti, che il 4 febbraio 2020, a fronte della notizia della delocalizzazione del sito produttivo di Lanciano e del contestuale licenziamento collettivo dei 16 dipendenti, il prefetto ha disposto di procedere con degli approfondimenti al fine di valutare al meglio le possibili azioni da intraprendere in merito a tale vertenza. La Prefettura ha prontamente interloquito con l'Ispettorato del Lavoro, il quale ha riferito di essere al corrente dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo. Risulta anche che il 6 febbraio, presso gli uffici di Confindustria, si è tenuto l'incontro richiesto dai sindacati, all'esito del quale le parti hanno sottoscritto apposito verbale a conferma che la Prefettura ha operato fattivamente e tempestivamente al fine di ricondurre lo svolgimento della procedura di licenziamento collettivo avviata dall'impresa nell'ambito delle modalità e dei termini previsti dalla legge, riservandosi ogni ulteriore valutazione circa possibili successive azioni al riguardo. In relazione poi alla richiesta di incontro successivamente reiterata, a cui si fa cenno nell'atto in esame, la stessa non risulta pervenuta agli atti della Prefettura. Quanto sopra, pertanto, smentisce categoricamente l'asserita assenza di iniziativa del prefetto e la chiusura rispetto alle richieste dei sindacati. Ciò posto, mi corre l'obbligo di evidenziare che la sede più opportuna per far valere eventuali doglianze circa le presunte violazioni sindacali nei confronti dei lavoratori è certamente quella giudiziaria e non quella politica. Mi preme infine confermare che l'interesse di questo Governo e del Ministero che rappresento rispetto alla procedura avviata rimane vivo e che si manifesterà in un continuo monitoraggio del suo sviluppo e sarà accompagnato dall'assunzione di ogni tipo di iniziative praticabili a sostegno dei lavoratori coinvolti. Grazie Sottosegretario. Sulla nostra economia. Dottore D'Alessandro, a favore di rispondere. Sottosegretario, io spero di aver capito male. Lei mi dice che queste vertenze
non devono essere oggetto del lavoro della Commissione rispetto al Ministero perché sono di natura giudiziaria. Ma veramente lei sta scherzando? Cioè, un parlamentare le pone un grido che viene da un'azienda dove hanno compiuto il peggiore sfregio, se ne sono andati, hanno liberato, hanno preso i macchinari. Lei mi dice che i lavoratori devono andare alla procura. Certo che ci vanno. E la politica che fa? E il ministero che fa? Quello è un altro campo. Quindi secondo lei non dovevo presentare l'interrogazione? Secondo, io davanti a quei cancelli ho chiamato il prefetto per chiedere un incontro, il quale prefetto mi ha detto che sicuramente ci sarebbe stato. Non c'è stato. Io devo rispondere a quei cittadini che hanno quei problemi e che credono che quando hanno un problema devono andare dallo Stato, in quel caso la prefettura o i rappresentanti istituzionali. Che devo fare? Che devono fare loro rispetto ad un cortocircuito che c'è stato? La sufficienza con la quale è stato trattato questo caso. Forze dell'ordine straordinariamente educate, preparate, capaci, ma che hanno dovuto accompagnare via dai cancelli quei lavoratori, licenziati in modo legittimo, e hanno dovuto subire di vedere quei camion che smantellavano tutto, e non che chiudevano, andavano a un altro stabilimento. Si crea un precedente per cui nel mentre c'è una trattativa chiudono e se ne vanno, e lei mi dice che devono andare alla procura. Ma il Ministero del Lavoro, da come lo conosco io, è un mestiere molto complicato, ma interviene in queste fasi, certo col MISE. Tant'è vero che immagino ci sarà anche un tavolo col MISE. Però, sottosegretario, guardi, io da lei non mi sarei aspettato, dal governo non mi sarei aspettato, il fatto che di fronte ad un dramma, concludo, ad un dramma, voi mi dite, sì, ma tutto sommato possono andare alla procura. Certo che ci andranno. E valuto anche io di andarci rispetto all'interrogazione che lei mi ha detto, rispetto a ciò che mi ha comunicato. Dopo vedremo. Ma quella è un'altra partita. Io dal Ministero del Lavoro mi sarei aspettato oggi che mi dicesse: prendiamo in mano questa vicenda e incontriamo i lavoratori. Questo mi sarei aspettato. Grazie.